naturalmente questo anche dall'altra parte. Sì. Per l'avvolgimento, se è possibile, teniamolo più o meno 50-50. Sì. Tanto qua e tanto qua, possibilmente. Mettiamo il naso, cerchiamo di farlo così, vedi? Qua. Andare giù, così, mettiamo qua, col dito. Così c'è lo spazio per inserire la cassa. Ok, ultima fase. Ultima, terza fase. Partenza dietro al secondo segnale. Sì. Si vede il secondo, sì. Perfetto. Ok. E filo il terzo segnale. Questo fuori per chi vuole, se no altrimenti può stare anche dentro, dipende dalla... Il procedimento è sempre lo stesso sia della prima fase che della seconda fase. Sì, il procedimento è tutto uguale. Cambia solo qualcosa perché ci sono le matasse sovrapposte. Però... Sì, diventa un po' più... Ma infine quello è. Un po' più duro da inserire, diciamo, le matasse. Vabbè, però... Niente di... Adesso è tutto automatico, tipo... Sì, adesso sono... quelle sono le cave. Le cave che sono rimaste sono quelle. La terza si gira il ferretto. In questo modo qua. I separatori di cava non ce ne vogliono più, non servono. L'ultima fase ci aiutiamo con il ferretto. Ferretto. Io cerco sempre di farlo il più semplice possibile. Non dimentichiamo di girare sempre il matassino.
il filo sempre sopra. Siamo alla metà della fase. Lascio un po'. Ok, metà fatta. Prendiamo l'altra metà. Passiamo dentro. Se no, altrimenti vi volevo far vedere anche come senza passarla. Si può fare anche senza passare, però bisogna mettere le matasse, le bobine così, in questo senso qua. Andiamo a trovare l'altro filo, ogni tanto. Sì, ogni tanto capita. Si nascondono. Eccolo. Allora, diciamo così. Verrà un po'. Non è complicato, è più facile, ma verrà un filo un po'. Il filo di collegamento un po' strano. Vedete che delicatezza? Questo qua colleghiamo di nuovo con questo. Ok. E adesso basta prendere la matassa, però dato che non l'abbiamo passata, verrà questo filo così, però non è importante, no? Non è importante. Qualche filo va dietro l'isolamento. Però qua va sempre girata. Ricordiamo sempre di girare. Poi chi farà l'avvolgimento sceglierà lui come fare, così come sto facendo in questo momento, oppure come ho fatto con le altre fasi, passare le matassine una nell'altra. Chiunque può farlo così, come lo spiego io, è facile da fare. Non lo spiego in modo complicato, lo faccio con calma.
due decorini. Poi un'altra volta cercherò di portare un altro avvolgimento, sempre 8 voli, 48 cave, però una matassa cava. Ok. Prossima volta, come capita. Facciamo attenzione che qua quando giriamo si possono rompere i fili. Bene, siamo quasi alla fine. Ok, finito. Tiriamo fuori questo. Avvolgimento. Finito. Finish. Allora, motore finito. Tre ponticelli solo da saldare, niente di più. Poi basta invertire questi fili qua, principi e fili. Motore finito, solo da legare, saldare i cavetti uscita, basta. Perfetto. Bene, il motore è finito, spero che il video vi sia piaciuto, tanti like per mio padre. Lo schema vi ho messo anche la foto. Grazie a tutti della visione, alla prossima e ciao a tutti da Gargano. Ciao a tutti.